Ricominciamo con la terza parte del Signore del Muorello, con le tre vie. Terza parte, tre vie. Inizio preciso. Che erano? Via numero 1, Passo di Caradhras. Via numero 2, Rohan. O via numero 3, Moria. Do andiamo? E andiamo a Moria, no? Da Balin. Ma hai detto che non si fa sentire da 30 anni? È uno riservato. Vive in una grotta. E andiamo a Rohan, no? Ari, passavo troppo vicino a Isengard. E io ho visto abbastanza. Legolas! Cosa spizzano i tuoi occhi da elfo? Mentre Merry e Pipino tentano di ammazzare le speranze degli uomini di Gondor. Legolas? Legolas? Legolas! Vedo i corvi! Ma che vuol dire i corvi? I corvi! Stormi dei corvi, pure falchi, che sorvolano i territori per trovacce e riferirlo al nemico. Altro che i droni, le telecamere. Qua gli uccelli sono telecamere. C'hanno ragione quelli, gli uccelli non esistono. Decidono di andare verso il monte Caradhras, allora. Detto il crudele. Dopo il conte cattivo, il monte cattivo. Ma in fondo è anche buono? No, il monte è una merda. Abbiamo imparato che pure le fratte menano. Figura delle montagne. Chiamato così perché fa un po' freddino. Ma che schifo. Bufera, governo Sauron. La neve poi, che per un hobbit scalzo non è proprio il top. Infatti ruzzola e gli casca l'anello, che viene raccolto da Boromir. No, Boromir, ridagli l'anello. L'anello gli sussurra cose strane. Ridammelo. Yeah, che me frega a me. Niente. Tacci tua. Le forze della natura sono contro di loro. Quelle con la spintarella de Saruman, che usa frana. È super efficace. Guerra de baccagliamenti de vecchi. Un talk show. Cacciari contro cecherini. Cascate strozzi. Porfa mia. E riescono a proseguire per un po', riscaldandosi col Miruvor, un cordiale che se bevono persino i Valar. Gandalf li fa briaca. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Cantiamo. Gandalf, ma perché non ci fai pure una bella fiammella? Oltre a sfonnarci il fegato. E che brucio. La neve? Ma sei mago! Ma la magia in Lothlórien non funziona così! Serve qualcosa su cui lavorare. Tipo la legna. Sì, vabbè, ma sono buono pure io con due sassi così, Gandalf. Ok, ma non si può bruciare la neve. Quindi niente fuoco. Allora, alla fine, i nostri eroi sono costretti a Das. Vince il monte Caradhras. Sì, la prima grande sconfitta della compagnia dell'anello è contro un montarozzone. Per questo adesso sono costretti a Namoria. Vedi, vedi che ha senso. Perché se buttano nelle miniere sotto i fiscetti? Perché non possono fare altrimenti. Dai che Balin ci tratta bene. Sai la strizzettina da Moria, Lo sai che i nani hanno fatto troppo eho e hanno risvegliato le cose brutte. Imitazione di Saruman accuratissima. Segue bella cittina. Para libro. Hanno risvegliato ombre e fiamme. E spoiler però. Allora che decide il portatore, donna. Prizzo non Moria. Nama Moria. Come diceva Edoardo Vianello, dal cucuzzolo della montagna scenderemo sempre più giù. Arrivati alle sue porte, una delle, più precisamente la porta dell'agrifogliere. Menzione onorevolissima, qui lasciano Bill, il pony, che te dicevo. E non ci credo, c'è la scena di Bill. Cazzo, sono felice io che mo so letto poco tempo fa. Figura di fan de lunga data. Lo lasciano qua, perché non se lo possono portare nelle grotte. E Sam si dispera, ha paura che se lo mangiano i lupi, che l'hanno attaccati poco prima. L'hanno tagliato, ma vabbè, prima d'arrivare vengono attaccati pure dai lupi. Non ci si riposa un attimo. Un Bill che rischia contro i lupi. Bill, il bello, se ne va. Anche se non te fanno vedere che per star sicuri Gandalf lo benedice in nomine elfo. E Bill gliela farà a torna indietro. Sopravvive. Oh, un cavallo che sopravvive. Davanti alla porta di Moria sopraggiunge un problema. Per entrare bisogna risolvere un indovinello. Dite amici ed entrate. Particolare, tocca pensacce.
Regà, non è difficile. Gandalf, quando non sa che fa, baccaglia. Oh, te l'ha detto. Dite amici, questa magia antica è difficile da penetrare. Oh, ma qua siamo ai livelli della rata alata. Risolvimi questo, Gandalf. Qual è la password? Non so. Ma che cazzo siamo venuti a fa? Oh, sono il grande Galfi. La troverò. Apriti, bastarda! Ci vuole Frodo per risolvere la situazione. Come si dice amici in elfico? Frodo, far bravo. Ma che so, di Filippi? Stanno lavorando i maghi potenti. Ma se è per tua conoscenza personale, per acculturarti, si dice Mellon. La porta si apre! Ma mi pare una cazzata. Mello e N non sono amici manco per niente. O forse intende Giorgia Mellon. Presto, erfo del cazzo, gusterai la squisita ospitalità dei nani. Ma l'ho constato, soprattutto da come ci stanno accogliendo. Un po' strano, in effetti. Vai, Gandalf. Lumos, fanno luce. E scopriamo la verità. Cioè che non è più una miniera, ma un taffo. Non c'è tempo per parlare. Dite sempre così. No, veramente. Perché proprio mentre aprono la porta e stanno entrando, chi t'arriva? Il Kraken. Che sta tutto qua dentro nel mondo di Tolkien. Pure i seppioni. Questo è l'osservatore. Anche se non mi pare osservi manco per niente. Sembra molto attivo. L'acchiappatore. Attaccherà altri mordo, l'ho già visto all'opera. Orlando scamma usando il know-how dei film futuri. E tu guarda a volte le disgrazie. Mi ti afferra Frodo. E chi poteva afferrà tra i 9? L'11.11111 periodico per cento di possibilità. Credo sia questa la percentuale, l'ho fatta a caso adesso a mente. Ma infatti non è casuale che afferri proprio Frodo, come pensa Gandalf. Riescono a salvarlo, perché se arriviamo qua per farse fregata un polipone, dai, dai. Rimangono però chiusi dentro le miniere. E ora de fasse 40 miglia de gallerie! In 10 minuti però, per esigenze de minutaggio. Come si sente Frodo al buio dopo l'ennesimo attentato alla sua vita? E te dice bene che non era un polpo nipponico. Si sente a suo agio. Perché dopo la ferita, i suoi sensi si sono acuiti per le cose immateriali e oscure. Vede anche meglio al buio. Mentre questi camminano, spieghiamo un pochino ste miniere. Miniere di Moria, create da Durin primo, il senza morte, avo di Thorin, Durin, Thorin, eppure di Gimli. Perché Gloin e Thorin sono cugini di terzo grado. So fatto bene i calcoli. E per duere, tutto a posto. Se sono moltiplicati, a fatica, perché le donne nane sono solo un terzo della popolazione. E i nani già se sposano poco per cazzi loro. A scavare i buchi nelle tane. Come si dice? Donne nane e i nani nelle tane. No, non era così. Perché stanno sempre a lavorare, a costruire roba. Perché sì, se gli hobbit sono gli italiani della terra di mezzo, i nani sono i cinesi. Vieni, Frodo. Vieni dai cinesi. Infatti, come la decidono la strada per i cunicoli qua? Con la Moria cinese! È così. È la visione che aveva Tolkien della Repubblica Popolare Nanese. No, scherzo. Quando dico così, c'è sta gente mattanta. Ma ha scritto nei commenti, ma sul serio? Ma sei sicuro che gli hobbit sono gli italiani? No! Ma cosa? Sì, Hobbiville è basato su un paesino della Basilicata, Pettegolo. Durante la Terza Era cominciarono a scavare un po' troppo. Irretiti forse anche dagli anelli. T'ho detto il loro potere nel video prima. Anche se non è detto che gli anelli dei nani non allunghino la vita. Forse sono proprio i nani che non risentono de sto potere. Sono troppo tosti. Sauron li può corrompere fino a una certa. Ma la cupidigia, cioè, eo, scavano, risvegliando infine il flagello di Durin. Sesto, che ci more. Dagli pure questo flagello. Sono tutti flagelli. Chiamarli le cose che l'hanno fregati non era abbastanza fico poetico. Capisco. Così Moria fu abbandonata. Ma i nani la rivogliono, te l'ho detto. Per il Mithril, che è 10 volte più prezioso dell'oro, fonte della ricchezza dei nani. E qua Gandalf dice pure il valore della maglia, quello che ti ho detto all'altro video, che vale più della contea. Ho anticipato il film. Scus, sentendo il discorso della maglia, Frodo se fa gli smial sua. Non dice niente la maglietta che gli ha regalato Bilbo. Perché così non gli va. Vedi sti ricchi svanni cazzi, loro mica ti dicono niente. Oce i cadaveri. Arriviamo a un bivio memino. Dostamo.
pausa per riorganizzare le idee e per avvertire Gandalf che siamo seguiti da dei passi soffici. Intendi Gollum? Osage. Che fastidio! Che Bilbo non l'abbia fatto secco quando poteva! Stanno recuperando un discorso che fanno inizio libro a casa Baggins! Lì Frodo chiede perché non l'abbiano ammazzato a Gollum! Cattivello, eh? Il lato Sackville che esce fuori? Ma è per colpa sua se Sauron ha scoperto della contea! È colpa sua se adesso non sto oziando tra le ricchezze che m'ha lasciato mio zio! E m'ha costretto a trovare lavoro! Il corriere! Che egoista! Questo è molto hobbitiano, Frodo! Non dispensare la morte con così tanta leggerezza. Magari quell'atto di pietà cambierà le sorti di tutti. Ah, come codalisce la pietà di G-Spot e poi di Harry? Sì! Quindi magari ha fatto bene a risparmiarlo. Sì, sì. Intanto mo ci s'ammucchiano addosso. Eh già. Cammina, cammina, flexino, flexino dell'architettura nanica. Arriviamo finalmente nella camera di Ra's al Ghul. No, no, Mazarbul! Di Mazarbul! La camera degli iscritti. Ma che comodità! Così possiamo leggere che è successo. Perché qualcosa è successo a Balin. Qualcosa di brutto brutto. Perché è morto. Le miniere di Moria si rivelano le miniere del Mori! Cos'è successo? Nelle puntate antecedenti di Lothr, ma successive allo Hobbit, Balin arriva a Moria e caccia gli orchetti da sta zona e diventa reggente per 5 anni. Poi stira, trafitto da un orchetto, legge Gandalf su un diario scritto da Ori. Sto seccottino! Nel senso che è secco e che l'hanno fatto secco! E Ori! No! Cucciolo! E invece Oin? Dove sta? È stato acchiappato dall'osservatore! Il polipo di prima! Uccide Oin! Ma porco, ma tutta un'avventura contro il polpo Smaug. Sì, vabbè. Ma tutta l'avventura contro Dottor Smaug. E poi ammazzato da un polpo Vuyer. E Ori, come mori? Così, con la terra che trema. Tamburi negli abissi stanno arrivando. So cazzi vostra. È una mandria impazzita! E qua però bisogna farla finita! De piavvela con Pipino! Ciao Pipino! E derubaglie i meme! Perché Pipino, distratto, sbatte sulle robe. Per te chi deve fare tu Isengard? Tu Isengard? Ocio! Oddio che! Fa cadere una capoccia. E poi tutto il resto del corpo. Corsecchio! Idiota di un tuc. Gettati tu la prossima volta e liberaci della tua stupidità. Oh, a Gandalf. E mo m'hai rotto le Palantir. Non sarò io quello che cadrà di sotto poi. Bada come parli perché sarai un Maia. Ma pur sempre un Maia plebeo. Io sono l'erede del conte da contea. L'anello è mio. E poi Gandalf si incazza una volta con Pipino nel primo libro. E poi si scazza subito, un'ora dopo, quando stanno de guardia. Lo manda a dormire, piccino, riposa, di fine, tutto finito. Qui Gandalf è più incazzato del necessario. Come? Silente, Pipino! Di Dio putto de secchio in the pozzo of Moria! Sì! Gli orchi sanno benissimo dove stanno, per colpa dei passi soffici. Arrivano da soli, Pipino ingiustamente infamato. Stanno arrivando, e Pungolo si illumina, così come la spada di Gandalf, Glamdring, compagna della spada che giace con Thorin, Orcrist. È bestemmiata. No, si chiama così. Brilla pure lei, perché è fatta dagli elfi. Qua no, mannaggia. Eccoli! Forest Shadowwing! Yirch! Yirch! Legolas, proprio adesso l'ictus! Yirch! Vuol dire orchetti! E di orchetti! Eccoli, gli orchetti e Uruk. E persino un vagabondo! Proprio lui, Peppe Carletti, desideroso di vendicare gli altri membri del gruppo! Regà, me sto per mettere l'anello, me lo sto per mettere! Oh, che palle, Frodo! No, paluidiano. Gimli è in modalità viecce totale e il vagabondo scevie! Un po' troppo sto vagabondo. Mi dispiace rovinarvi la festicciuola Hollywood, ma tutto quello che fa il vagabondo è mette un piede in mezzo alla porta e Frodo io zaccagna per la contea.
e il vagabondo. Fuck this shit, me ne vado. Ottima tattica contro i piazzisti. È il caporchetto che zaccagnerà un'altra volta Frodo. Ma basta spuncicare questo piccino. Qua il vagabondo smarmella, smartella un pochetto. E i nostri eroi fanno un po' come gli pare, in mezzo a della CGI barbinissima. Avenger vibes. Aspetta un po'. Pure gli Hobbit sono dei killer. Il vagabond troll però dà una smazzettata a Frodo. Al posto del caporchetto, che poi si lamenterà con la produzione e vorrà comunque essere pagato per la posa. E tutti no! Il troll invece sembra soddisfatto. Rallentite Frodo, che più che accoltellato pare costipato. Gli ha smosso qualcosa. Chiedi al tuo farmacista. Ma che sta succedendo in questa scena? Qua Hollywood mi entra a gamba tesissima del mondo tolkieniano. Gli Hobbit in berserk zompano sopra il troll. Morti, sono tutti morti. Infilagli la bacchetta nel naso. Ma Sam è contrario. Non fate male a Slot, pezzi di merda. Il gruppetto contro il mini boss. Dai che lutavo. Siamo quasi arrivati all'uscita. Ma se quello di prima era il mini boss, adesso tocca a Real Deal, che spaventa persino gli orchetti. Però cazzo, l'avevano circondati. Erano fatti. Qua il boss li salva praticamente. Ma chi li salva? Il Balrog. Il flagello di Durin. Che è un Maia. È pieno di Maia, stai capendo? Un Maia corrotto, tangentato da Melkor. E chi è Melkor? Morgoth. È pieno di nomi, stai capendo? Pure Sauron, prima di essere tangentato da Morgoth, si chiamava Mairon. Sì, bros. Senti, Sauron, Mairon, l'ammirabile. Solo? No, Mario, il bello intelligente, facendo simpatico. Insieme a loro c'era pure questo, sto Barrog. Girava con loro nella prima era. Mica bruscoli da festa da zucca de Backburgo. Non c'hai collane d'oro perché gli si sciolgono. Ma che so sti Barrog? Ma degli Zod de fuoco. Fuoco e ombra, che formano delle ali, queste ombre che tu vedi e non vedi. Corri verso il ponte e scopriamo che nuovo diavolo con Ford. Ma ora che l'uscita è vicina, si gioca a campana. Osservatore game. Surfano sulle scale questi. E aspetta un attimo. Aspetta. Devo anticipare un problemone. Il problemone dei Barrog. I più skillati già m'hanno capito. Qua, il Barrog. Come cazzo ha fatto a scendere? Se sono sfondate pure le scale. Quindi questo Barrog mi vola con queste ali d'ombra. Ma se questo Barrog mi vola, dovrebbe volare pure dopo. C'è un dibattito quasi centenario su sta cosa. Sul fatto che il Barrog abbia veramente le ali o no. E che possa volare. Secondo me, no. Non può volare. O si sarebbe salvato dopo. Secondo me, mia umilissima opinione, no. Utilizzano la città. E che più che ali vere siano appunto ombre che formano ali, un po' per fascera. Ma non le può usare. Forse era meglio non farle popo, allora confondi la gente. Ma forse in antichità, ai tempi di Morgoth, potevano volare. O ancora, forse questo chiuso in cantina per millenni non riesce più a farlo. Non lo so, non si sa. Quello che si sa è che il flagello fa un macello. Ma Gandalf si frappone tra la sua crew e il semidio parigrado suo. Perché lui è Gandalf, il Mithrandir, che vuol dire grigio pellegrino, per gli amici Mitra. E via col discorsone, dove nessuno capisce una ceppa, tranne gli acculturati, perché, cioè... Sono un servitore del fuoco segreto. E che è? Che se sono boscati una fiamma? Sì! È la fiamma imperitura della creazione. La fiamma di Eru. La prima fiamma. Un salutino a Miyazaki. Poi reggo la fiamma di Anor. Londo. Ribuonasera Miyazaki. No, Anor. Il sole. La sole. Per gli Hobbit il sole è di genere femminile. E non solo per gli Hobbit, perché la luce del sole da chi deriva? Dall'albero d'oro, quello che ti avevo detto. Laurelin, Laura, l'albera. Allora, l'ultimo suo frutto è il sole. E indovina cosa diventò l'ultimo fiore del Ferion?
Quello d'argento è maschietto. Potrebbe essere quello oppure un riferimento all'anello che porta. Tu pussa via! Nell'ombra! Fiamma di Udun! Ma quante fiamme ci sono? Uchi? Udun, l'inferno, Morgoth. Pussa via da Morgoth e leggi i libri così capisci i discorsi. Fanno uguale se guardo la serie. No! Tu! Non puoi! Proseguire verso questa determinata direzione. Ecco, ecco, sto pezzo l'ho capito. E io passo, guarda un po'. Gne gne. Mi ha affogato e non me ne andrà. Gandalf regge botta, almeno la prima. Ma poi il Balrog tira fuori la sua arma principale, la frusta, rendendo tutto più chiaro. È ovvio che nelle miniere di Moria il boss finale fosse Moria Orfei. Ennesima scena para al libro, con la frusta che all'ultimo infame lo sferza e le ali d'ombra che servono a cazzo, con Gandalf aggrappato che gli dice: fuggite, sciocchi! E puff, ciao. Stupendo, cazzo, come me l'ero immaginato. E no, ma i film devono essere interpretazioni! Non puoi prendere paro al libro che la gente ama! Devi avere la presunzione, l'arroganza, chi cazzo sei, di cambiare le cose! Si vede con sta scena? La più amata del primo film, stranamente, identica al libro! Si vede proprio che non funziona prendere le cose paro, bisogna reinterpretare, adattare, secondo quel pirla del regista di turno! Non sto dicendo che bisogna fare tutto uguale, sto dicendo di non cambiare le cose fondamentali che ci hanno fatto innamorare delle robe che poi voi volete usare, sfruttare per farci i film o le serie TV. Pagliacci. Sì, ma finché è aggrappato, che ce fate ancora qua? Andiamolo a prendere, raga! No, andatevene! Non c'è tempo da perdere! Ma eravamo già arrivati a quest'ora! Fuggite, pirli! Sì, ma hai retto 3 secondi appeso. Va bene studiare le magie e tutto quello, ma pure fa due flessioni ogni tanto. A te ai Ninja Warrior manco sulla pedana te fanno salire, Gandalf. E Gandalf muore. How could this happen to me? Qua muore, per un colpo di frusta. Io rido, ma tutti piangono. L'assicurazione pure, perché è morto de colpo dello stregone. Oh, sto riassunto, sto proprio a sgasare con le cagate. No! Sirius! Chi? Niente, però è abbastanza incredibile che il mago più fico di tutti i tempi, Citte, muoia perché è inciampato. Sarà forse facendo il truffone? Lo salutiamo qui per sempre? No. E finalmente si esce da Moria! Yeah! Tutti piangono. Il rallenti. Il 2000 era il periodo dei rallenti. Ma bisogna proseguire verso i boschi d'oro di Lothlorien, passando accanto al Mirolago. O Kelad Zaram, il nanico del Reggio Calabria. Anche se sto giro sembra più sardo. Cassaccarragno! Ed eccolo! Cazzo, il Mirolago! Regà, la roba c'è sta, eh? Non te lo nominano, ma se uno ha letto il libro lo sa che cos'è. E questi libri li hanno letti per davvero, ragazzi. Si accorgono pure che vengono ancora seguiti da sti piedini sofficini, da Carletto. Perché da mo che gli sta presso questo, anche se non lo vedi. Ed eccoci a Lothlorien, o Lorien, dove le foglie non cadono in autunno, ma si tingono d'oro. E proprio qui sono sgamati subito dall'Elfi. Più precisamente gli Elfi Haldrin, Rumil e Horofin. Gentilmente vorremmo passare. Fuori! E dai! Vabbè, quasi. Nano compreso. Fuori! Il nano no. Scappa di una buca coi vermi. Quello è il posto tuo. E su! Vabbè. Ma bendato. Gimli acconsente per il bene della compagnia. Piuttosto moro. Si sparlotta in elfico. Dunedain. Ah, Dunedain, l'ho capito! So io! Gimli gnafa più. Ishkagui ai Durugnol. E dai, Gimli! Legolas! Questo se Regolas! Fuori! Non potete proseguire. Come diceva Gandalf! Ma veramente Gandalf diceva: tu non puoi passare! Ah!
Aragorn ci mette una buona parola, sia in Elfigo che in Ovestron, e passano tutti bendati. Rapimento collettivo. Ma perché Aragorn a proporlo de benda a tutti? Se vuoi benda a Ghibli, allora tutti. Lo vedi? Leader saggio, bravo. Ti vedrei bene con delle cariche di responsabilità. Siamo tutti sulla stessa barca, andiamo bendati con la stessa barca. E allora è Gimli a fare un passo indietro. Vedi? Conta il modo. Tu gli dici così, e allora lui, Sunderimli, dice no, nah, bendate solo me e Legolas, il mio rivaletto. Va bene. Poi tanto mati dalla strada. Certo, fratello. Stretta Elfica. West Coast. Valinor Coast. Io da Herbert. E no! Non vale così! Alla fine, quindi, pendano tutti. Ma quello che convince veramente gli elfi, appunto, è che ci sta Legolas con loro. Che è elfo. E garantisce. In elfish. Gli sta bene, sia perché è elfo, e anche perché lo sentono cantare. Il musical che rompe sempre in sta storia. In questo caso, Legolas cantava di Nimrodel, l'elfa chiamata come il fiume che passa qua vicino, che poraccina non si incontrò mai con l'amato re elfico Amroth. Tutti re nobili, principi elfici, non incontrano mai un panettiere. Come mai non si incontrarono mai? Per colpa del male che venne da Moria, eh? Per colpa dei nani. Lo sai che c'è? Fuori! Gli elfi di Lothiel vengono chiamati Galadrim, cioè la gente degli alberi, perché ci vivono sopra l'albero. Oh, vedi, questo siete scimmie, scimpanzé, elfimpanzé. Fuori! E gli hobbit sarebbero pure contenti d'annassene fuori, perché loro torri non ne volevano. Cheat. E andano là sopra. Finché la barca va, arriviamo al Night. Sam capisce malissimo e quasi ci rimane secco. Il Night con le erfe? Dovevo vendeme tutto, padron Frodo, e portarmi tutti i scellini. Night! Scritto così! E dai la poesia! Il cuore del regno! Ecco, passamolo. Arriviamo subito al cuore del regno. Il Cerin Amroth. Anche se me sa lo devo leggere Cerin Amroth. L'antico reame dove stava la casa di Amroth, appunto. Il re quello di prima con Nimrodel quella di prima. E questo è il reame elfico nella terra di mezzo. Errond, mi dispiace ma stacce. Questo è un regno perfetto. Senza macchia. Coi colori più vividi del normale. Senza macco piatte con postini strani. Patrimonio dell'unelfo eterno, come erano le cose belle de una volta. Signora mia, e chi è la signora mia? Chi l'aveva detto nel prologo? Passiamo pure questo per arrivare nel cuore del cuore del cuore del regno, il Caras Galadon. Io non... Che cazzo sto leggendo? Casa di Celebron! Il re consorte di... Eccola finalmente! L'elfa per eccellenza! La più la più la più e basta! Nei film, perché nella serie c'ha dei problemi di gestione della rabbia che dopo 3000 anni forse già erano belli che risorti. 3000enne che si comporta come una quindicenne. C'è una tempesta in lei! Ma dove l'hai letta sta frase? Sulla smemordoranda! Ecco, scaricala via! Da dietro! No! Oh, volgare! Via dalla mia vista con qua la tempesta. Galadriel! La dama di L'Oreal! Di Lothiel! 8000 anni! Questo non si dice di una signora? Che beltà! La Melf! No, volgare! Fuori! È la nostra presidente elfa! La regina più radiosa! In grado di qualunque cosa! Ma che te lo dico a fa? Il principe cerca Hobbit! La presidentessa del consiglio! Aragorn, che piacere! So 38 anni che non se vedemo! E il Mitrandir? Dove sta? Purtroppo Gandalf morì a Moria! No! Che dispiacere! Stasera tocca cantare! Come morì? Per colpa di un Balrog! Avete risvegliato il Balrog. Bene, bene. Fuori! No! Prima Galadriel deve fare la sua cosa. Che cosa? Lì leggimenta. Li mette alla prova. Non gli serve fa botte. Lei te guarda e tu muto. Lei entra nella loro capoccina e gli offre cose per farli cedere. Un po' te lo fanno capire con sta scena, eh? Un esempio potrebbe essere quando parla con Gimli. Gimli? Don't tell me. It's not worth trying.
Ci sarebbe il marito accanto a lei, Gimli. O quando guarda Boromir, che infatti stoglie lo sguardo. Non regge botta quanto a te, Frodo. Se beccamo dopo. Cambio scena sulle preoccupazioni di Boromir. Sempre fillerine. Quante scene con Boromir. Ma è per fatte capire che alla fine Boromir non è così male. Basta che sta a 100 metri dall'anello, tutto a posto. Si arriva a una scena importantissima del primo libro. La scena dello specchio di Galadriel. Una vasca d'argento piena d'acqua che ti fa vedere le cose, tipo il pensatoio. Ragazzi, non so che ma questo fa molto di più del pensatoio. Perché che cosa vedrò? Boh, qua non si vedono solo le cose che erano, ma pure quelle che sono e che saranno. Frodo ci vede un po' de cosette, spoilerine, compreso l'occhio con la pupilla tagliente più nera dell'abisso, che lo cerca. Cerca di spiare anche me, sto maniaco. Ma la porta è chiusa, perché lei è il real deal. Goatadriel, una delle custodi dei tre anelli. L'abbiamo visti tutti e tre ormai, Gandalf, Elrond e Galadriel. Specificatamente lei ha l'anello con la pietra bianca, Nenia. Ma come abbiamo detto anche con Elrond, se Frodo riuscirà nella sua missione, il suo potere svanirà. Eppure Lothlorien, così bella con le foglie d'oro. Ciao! Ah, e vabbè, e ci famo tutti i parcheggi. Il progresso, signora mia! Senti, dimmi, ma l'anello lo vuoi te? Beh, se lo avessi io, sarebbe meglio. Ho le competenze per poterne usufruire. E infatti, diventerei una regina. Meglio de Cesira. Monta allarga, eh. Non esageriamo. Il negativo di Galadriel si sostanzia davanti a noi. Sbrocca malamente. Galadriel. Anche se non è lei che si illumina. Forse non tutti sanno che è l'anello. Sarei bella impossibile, come le canzoni mezze sessiste di una morte. Splendida come il mare, il sole e la neve sulla montagna. Temuta come i fulmini e la tempesta. Che ho in me, ricordiamolo. Cringe, ma che m'hanno fatto di nella serie? Ci pensa. Continua. La tempesta? Sì. Nata dalla tempesta, regina degli andali. Rimani su una bionda ossigenata. Sì, scusa. Più forte delle fondamenta della terra. E tutti mi ameranno, abbonandosi. Su Holy Elves. Ma forse ce l'ho fatta. Yatta. Perderò i miei poteri. Come perderai i poteri? Non adesso. Quando sfascerai l'anello, intendo. Il discorso di prima. Ah, ecco che vuol dire sta frase. Per chi non avesse capito. La gente normale, tra l'altro, manco li vede gli anelli elfici. Frodo lo vede, Sam no. Forse è pure per questo che noi stronzi spettatori non lo vediamo al dito di Gandalf. Eppure qua è ora dei saluti. Annate. Annate che c'ho da fa con Amazon. Che qua avevo tagliato e cambiato qualcosetta. Ma mo vedi come li famo incazzare i fan di Tolkien. Ma prima dannassene, gli elfi li riempiono dei regali. Natale con gli elfi. Ma in senso buono. Preparatevi perché so tante. Innanzitutto gli danno delle barchette per proseguire il viaggio. E dei mantelli intessuti da Galadriel in persona, ognuno su misura. Donatella Galadriel. Di che colore so? Giallino, verdi, grigi, marroni. Non si capisce bene. Mimetici. Sono mimetici. Gli danno pure il famoso lembas, il pan di via. Dolci di farina, cremosi all'interno. Nutrienti più dei sensi. Un piccolo morso basta per riempire un uomo adulto. E dovete sempre esagerare nel firmo. Uno intero basta per un giorno di viaggio. Non un mozzico. Ma de che testi cosi? Ma questi l'hanno presi a Tuclandia. Quanti ne ha mangiati? 4. E allora dovresti essere morto. 4 shin. Se solo un morso ti riempie lo stomaco. Da un estremo all'altro. E questi sono i regali per il gruppo, diciamo. Poi, singolarmente, partiamo con Frodo, a cui Galadriel regala una fiala con la luce della fontana di prima, la luce della stella di Erendil. Proprio lui, proprio la stella che guidò Erros a Numenor, quello col Silmarillion in capoccia. Ti ricordi? Vedi che mo stai capendo quello che dicono? Grazie a me.
possa guidarti quando non sai che fan sai do annà, perché c'è l'oscurità. E ci sarebbe servita a Moria. A Boromir regalano una cinta d'oro, che basta, è d'oro, fa figo. E te sa dice, sei cafone Boro, Mir te osghigli a tasud. A Merry e Pipino delle cinte d'argento, invece qua coltelli, che già dovrebbero avere dai tumuli, vabbè. Li riempiono de lame a sti gnometti, un coltello ogni mezz'ora. A Legolas un arco con corda fatta di capelli elfici, così tu puoi riparare da solo. Te stacchi una ciocca e dai. Gli elfi coi capelli fanno le cose. Qual è la cosa più assorbente del mondo intero? Tamponi di capelli elfici! A Sam una scatolina con della terra del frutteto di Galadriel, piene de benedizioni per far crescere tutte cose. In più gli regalano anche delle corde argente e sottilissime. De che so fatte? The Hitline? No, non dire questa cosa. Hitline! Vabbè, ciao, eh! Ma il nylon non ce l'avete! E qui recrimina pure quasi, Sam. Ma a parte i memi, lo dicevi da inizio libro. Avrei dovuto portarmi la corda, avrei dovuto portarmi la corda. E mo non per cazzo. Ma mannateli a piedi! Non avete altri coltelli? Che frase da americani del cazzo fissate con l'armi, Sam. Mai l'avrebbe detto Sam. Altri coltelli, mai. Ad Aragorn regalano un fodero super swag per la spada Anduril! Che già ha, eh? Così la lama non si spezzerà nemmeno nella sconfitta. Persino se ci caschi col popò sopra. Vediamo di non ripetere sta cosa, anche se fa ride. Quanto fa ride, dai. Qua, indovina, gli regala pure un coltello e basta con ste zaccagne. E infine, Galadriel gli dà, come t'ho anticipato, l'Elessar, la gemma elfica della casata di Elendil, incastonata in una spilla d'argento a forma d'aguila con le ali distese, signori. Sono 30 dragoni. Ma perché? Sta pietra è importantissima per Arwen e il nostro amore. Ce l'hai te? Perché io so tuo padre. No, su madre. No, siamo amici io e Errond. Io so su nonna. Errond si è sposato la figlia di Galadriel, Celebrian. Ma Teren, ma tu rimmagina della serie TV. Poi mi sposo tu via. Ma come cazzo? Vabbè. E a Gimli? A Gimli niente? Perché è nano? No, è che Gimli non vuole niente. Ma basta con sto razzismo e il fismo, Gimli! T'hanno pure ospitato! No, non è nemmeno quello. È che a Gimli basta aver visto Galadriel. Ma dai, è ripartito prevenutissimo sugli elfi. Meglio quelli di Harry Potter, eh? Ancora? Simpli. Non mi guarda. Dai, ti rispettavo di più prima. E invece gli elfi sono piacevolmente colpiti. Ma che bravi nani. Forse ci siamo sbagliati sul loro conto. Dai, chiedi qualcosa. Ecco, magari un suo capello. Una parte del corpo della dama di L'Oreal Lothiel. Guarda che questo ce lavora con la chioma. Perché lei vale. Perché lei Valar. No, questo no però. Ecco, lo sapevo. Mai abbassare la guardia con questi. Come ti permetti? Sto nano infame. Fuori. E che ci faresti? Ma niente. Niente, lo farei incastonare in un cristallo inalterabile come ricordo di questo incontro. C'è presente Annie? Leva Annie, metti il capello. Simplissimo. E Galadriel viene da ben tre. Addirittura. Fortunello. Gimli quasi so giocamo qua, eh. Sul serio. Non famo che l'altri due ti rivenni su Elf Bay. Ma de che? Non vi rendete conto di quanto Gimli la prenda male? Non è l'oscurità che l'ha vinto, ma la luce. Shit. È una delle frasi più belle che ho mai letto. E l'hai detta tu! Oh, sei innamorato forte! Miglior storia d'amore! Aragorn, Arwen, Lúthien, andatevene a fanculo! Dai, dai, non c'è pensato! Pure Legolas cerca di consolarlo! Perché nel durante, Legolas e Gimli sono diventati amici, eh! Vanno a fare le scampagnate insieme, shit! Ma come, ma non votiate sempre a far gara? Lasciamo mantenere a Hollywood un po' di pepe. Spero di rivedervi un giorno, anche se voi invecchierete e morirete tutti. Che tristezza, che crudeltà. Vabbè, ciao, mi sono stufata. E ora? Sì, andiamo. Come è solito quando si soggiorna in un reame elfico, pare che siano rimasti 2, 3, 4 giorni e invece sono passate primavera e estate. E con le barchette passano il grande fiume Anduin in direzione delle terre
brune. Frodo però sta sempre più una chiavica, perché è l'anello che lo inchiavica in combo con la ferita, e Sam vorrebbe dargli una mano, ma il suo patrone è nella fase "nessuno mi capisce", che con l'anello lui patisce, e nel durante c'è sta pure un attacchino. E mo lo so che vuol dire, sempre per colpa di Gollum, sempre lui nell'ombra. Gollum nell'ombra perché lui ama e odia l'anello, così come ama e odia la luce del sole e della luna. Ci ha fatto caso che si muove sempre al buio, nelle grotte, come tutte le creature of the night. Ma pure st'attacco non va. E muori, cazzo, muori, muori! Amore caro. Boromir intanto, la scena prima fillerina, ti fanno vedere che tutto sommato è bravo. Bravo, Mir. La scena dopo comincia a dire che sarebbe una follia sprecare l'anello. Cosa? Le vite umane, non è bello. Ah, andiamo dalle parti mie a sto punto, che siamo quasi arrivati. No, facciamo una tappina a Damonen, l'alto trono. Non voglio sentir parlare dei troni. Ma che cazzo ci vai a far pregà? Ecco. Possiamo ammirare gli Argonath, le colonne del re. Argonath, colonne, gente in barca. Qual è il vello d'oro? I capelli di Galadriel che si porta appresso Gimli? O può essere le due statue dei re numenoreani, Isildur e Anarion. Due statue, due regni, Gondor e Arnor. Ormai li conosci, ormai capisci tutto. Che bello, sono contento che adesso puoi viaggiare con le tue gambette. Wow, fanno i Big Ben Attack. E in tutto questo appare anche il primo Nazgûl volante. Non te lo fanno vedere, e lo capisco, non te vogliono anticipare la ficata. Vabbè, e anche perché non si capisce bene, si vede lontano in penombra, e poi manco più perché Legolas tira una freccia, una, si sente strilla e precipita. Fine. Che è quello? Un uccello? Un aereo? Me frega un cazzo. Ma dai ragazzi, non siete sta minacciona, eh? Eppure voi ve la state prendendo con sti pori vecchi, pure ciechi, compagni dell'anello? E niente, siamo arrivati. Siamo alla radura Part Galen. Tutta la strada grossa è nel primo film. La prossima tappa è Minas Tirith, che sta davanti Mordor. La compagnia si scioglie qua. Già, decidete Doanna a Gondor per partecipare alla guerra, o a Mordor col portatore. Frodo vuole sta un po' da solo, e come Duccio si allontana a pensare. Anch'io vado a prendere la legna. Sì sì, ma anziché i ciocchi. Chi ciocchi? Frodo. Toh, ma che coincidenza. Le mezze stagioni, i mezzi uomini. Vabbè, visto che il discorso è andato a finire lì, da solo, già che ci stiamo, potrei guardare un attimino l'anello? Boromir, e basta? No, no, va bene, non mi interessa. Anche se visto che me lo stai chiedendo. Ma chi te se incula? Ma perché non potemmo usarlo noi? Perché qualsiasi cosa fai con l'anello diventa malvagia. Ma questo è quello che dicono stregoni e elfi. Loro sono saggi. Ma che saggi? So timidi, cheat. Ma mica stiamo a parlare di rimorchiar pure trompennato. E alla fine Boromir finalmente scapoccia. Ma non scapoccia come fa in Game of Thrones. Gli dà dei Sildurata. Con l'anello diventerò re. Io da ministro ho difeso i confini. I discendenti di Numenor lo meritano. Il nostro asset. Ma dove vuoi andare a Mordor? Quelli te piano e te faranno a pezzettini piccini, 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 piccini. Più piccini di quanto sei te adesso. Invece possiamo sfasciarla Mordor se vieni con me. Eh? No. Non ti fidi di me, eh? Pure di Aragorn non te fidavi. Razzista, umanista. Vieni con me, per poco, dai. Va bene. T'ammazzo! Frodo se sta per mettere l'anello e se va. E Boromir torna in sé! Frodo! Scusa! Rieccoci nella dimensione specchio occhio! Dove Frodo scorge la torre di Sauron, Barad-dûr, e l'occhio che non dorme mai! E mi sa che è arrivato proprio ad Amon-en, il trono dei re, che t'ho detto prima! Infatti chi arriva pure? Aragorn! T'avvicina! È meglio per tutti se vado da solo, perché il male sta corrompendo la compagnia. Ma è l'anello di Barahir questo? Barahir, padre di Beren, quello di Lúthien. L'anello sgargiantissimo formato da due serpenti intrecciati. Un altro anello mezzo sconosciuto a chi ha visto solo i film. E che poteri ha? Nessuno. Ma è vecchio forte. E dicono che pure questo sia stato fatto da Feanor. Glielo da Elrond insieme a Narsil.
quando gli dice la verità, nient'altro che la verità. Ma non dovrebbe più averlo lui, comunque. Dovrebbe averlo già dato a Arwen per il fidanzamento. Vabbè, Frodo non si fida più dei Numenoreani e Aragorn non lo biasima, perché è già successo che si sono lasciati corrompe dalle lusinghe di potere. Con i Sildur, intendi? Sì, ma anche prima. È ora di svelare il perché i Numenoreani sono tornati nella Terra di Mezzo. Il perché Aragorn non si sente decomandare tutte le robe. Perché? Spoiler degli Anelli del Potere, stagione 2, 3, 4, ve lo dico. Ma non è spoiler, è il passato. Per il peccato che commisero dopo che i Valar gli regalarono l'isola. Perché dopo secoli di prosperità, a Numenor, i discendenti di Erros e degli Edain, a una certa rosicarono. Perché erano mortali? Maledissero Erros per la scelta fatta di essere mortale. E più avevano paura della morte, più la loro durata vitale diminuiva. I Valar gli avevano donato l'isola tra la Terra di Mezzo e Valinor, dicendogli però de non azzardasse mai a navigare verso Valinor. Che ve partimo, eh? Io te parto, Numenor. Ma una certa Alfarazon. Eh sì, questo. L'ultimo re Numenoreano. Eh sì, spoiler. Non ce vuole sta. E va nella Terra di Mezzo, sconfiggendo e catturando Sauron. Ma che mi avi, menavano, eh? Ma pure Sauron mi pare se faccia sconfiggere ogni 40 minuti. Che però lo irretì. Me la immagino così, dicendogli: e va tappia l'immortalità Valinor. Ma che cazzo te ne frega? E al grido de: io de Valar conosco solo Morgulis. No, Morgul è la torre. Cazzo, Martin, hai aggiunto un is a due parole de Tolkien. Valar, Morgul, is. Tutti gli uomini devono morire, non ci sta più bene. Insomma, Alfarazon, con tutta l'armata sua, salpa verso Valinor. E allora i Valar gli partirono. O meglio, chiamarono l'uno. Papà! Che buttò giù Numenor. Come va creato che distruggo? Ammazzando tutti, compreso Sauron. Mi fa tagliare sta cosa. Mi immagino Sauron là tutto contento a Numenor. E l'ho convinti a non morire ammazzati contro i Valar. Ovviamente muore la sua forma mortale. Te pare? Poi sicuro l'aveva messo in conto. Però mi fa ride che in un modo o nell'altro pia pizze. Morono tutti tranne Elendil e i suoi discendenti Isildur e Anarion. Sto cazzo sta nella serie? Non lo so. Che tornano nella Terra di Mezzo a fondare i regni. Ecco come si chiude tutta la storia. Ecco come si torna al prologo del film. Perché non è che stanno qua da tantissimo, quando creano l'ultima alleanza con gli Elfi e i Nani. Un centinaio d'anni e qualcosa. Poi Isildur ci ricasca. Forse Aragorn c'ha ragione a non fidarsi di se stesso. E quindi lascia andare Frodo. Torniamo da Boromir che sbrocca. Fiero esempio dei Numenoreani che hanno mannato tutto a sfacelo. Ma la cosa che fa ride è che Boromir fa tutto sto casino per portare l'anello a Minas Tirith, mentre l'altri stavano a parlare ed erano quasi tutti d'accordo per andare a Minas Tirith. Gimli, Legolas, hai fatto sto casino. Magari lo convincevano a Frodo. Ma deve decidere lui, è il prescelto, il portatorissimo. E poi non va proprio così, perché Boromir lo raggiunge, sbrocca, torna, confessa tutto subito, porino. E lo vanno a cercare. E mentre Boromir va presso a Merry e Pipino, arrivano gli orchi. Aragorn non lo becca proprio mai a Frodo, se no che lo manna da solo, soprattutto mo che stanno arrivando gli orchetti. È Frodo che vuole lasciare tutti qua, compreso Sam. Ma Sam è l'unico che capisce che Frodo va a ripiarsi l'equipaggiamento alle barche e lo insegue. Qui finisce il libro La Compagnia dell'Anello. Fine! E fine pure de Boromir. Ma questo sarebbe nelle due torri. È proprio il primo capitolo. No, non va di questa scena. Ve la dico al prossimo video alle due torri. Ciao! Vabbè, no, l'hanno messa qua. Ma tanto per non farla apparire in due film, Sean Ben. Gli orchetti beccano prima Merry, Pipino e Boromir. E quello che succede lo capiamo off screen. Noi stiamo nel pub di Aragorn che cerca Frodo e sente il corno di Boromir, finché una certa non lo sente più. Qui invece te lo fanno vedere che combatte come un leone, come un lupo, si redime. 9, numero della redenzione. Sì, si è fatto corrompere dall'anello, ma alla fine era un bravo guaglione. Voleva solo difendere la sua patria. Era un po' de destra, ma bravo.
Dai che stavolta non muori. Dai che te sta a difendere bene. Dai, freccina. Eccala. No, continuo. Altra freccina. Me frega niente. Non c'è due senza tre. E purtroppo sequestrano Merry e Pipino. No! Where are you going, Merry? Vediamo tutto comunque. Non hanno fatto il lodimo. Poi Aragorn e Legolas lo raggiungono. Ma quando già se ne sono andati tutti? Vabbè, sprazzi dei combattimenti a caso. Hollywoodate. Ogni tanto c'è là sta cosa, ma nei libri lo trovano appoggiato a un albero trafittissimo. Tipo Gatsu coi 100 uomini. E tu quanti orchietti ha sbragato? 20. Bono, dai, sei un quinto de Gatsu. Ma che tanto, eh? Orco ASMR zaccagnato. Non mi hai fatto niente, anello di serpente. In onore della futura carriera di Boromir, trattamento Ned Stark. E scopriamo la fine brutta che ha fatto. John, sto a morire. Chi è John? Non interrompere tuo padre, zio. Vedo che hai portato Daenerys. È bellissima. Lasciali parlare a quelli. Sta già vedendo sprazzi de futuro. È più de là che de qua. Poi torna un attimo in sé. Ho fatto una cazzata con Frodo. E vabbè, sta nella tira. Senti, non te voglio mettere pressione, ma il destino di tutti gli uomini ricade sulla tua spada ancora spezzata. Tu sei l'erede. Serpe verde. Mio capitano. Mio re. Legol ha. Vedi che devi fare. Sono morto. Qui si spenge l'erede di Denethor, sire della torre di guardia. Erede? Erede di che? Dei custodi, dei magazzinieri, dei bidelli, dei sovrintendenti! Warden! Riposa in pace, figlio della buona Gondor. Insegna i Valar a crepare sempre e comunque in ogni cazzo di franchise. Rimane infine il party classico fantasy, umano, nano e elfo. Un terzo della compagnia dell'anello per porre fine a un terzo della storia. Presto che Frodo e Kurt, quanto ci può distanziare? Andiamo a piallo. Non seguiremo Frodo. Noi andremo a salvare Merry e Pipino. E non l'hanno portati? Ad Isengard! Ad Isengard! Bravo. Noi andiamo a Cascia dei Zombie. Di chi? Di orchi. Scusa, per un attimo mi era sembrato Rick Grimes. Me dà le vibes sua. L'ultima scena del film è riservata ovviamente a Frodo. Ultima fermata a Mordor. Ma Sam lo ciocca e gli nuota incontro un cagnolino. Ma tu non sai nuotare. Nuoto a cagnolino. Suicidio di Sam random. Ma è successo, eh? Mancato l'ossigeno per un minuto. Ma tu sei pazzo, fracico. Fracico, sì. Ma non pazzo. Paloidiano. Bromance obbittina. Grazie Sam che mi sei vicino vicino. Magari puoi considerare di pagarmi. Andiamo. Sarà un viaggio perigliosissimo e spossantissimo. Ricordati di prepararmi la jacuzzi. Ricavala da sta barca. E fine. Considerazioni finali. Ci siamo promessi all'inizio del processo che non avremmo messo nessun nostro messaggio politico o di qualsiasi altro tipo dentro questi film. Quello che abbiamo provato a fare è stato analizzare cosa era importante per Tolkien e provare ad onorarlo. Da un certo punto di vista abbiamo provato a fare questi film per lui, non per noi stessi. Questo è il modo giusto di trasporre qualsiasi opera, non solo l'otra. Non le cazzate che ti dicono. Il regista deve avere la libertà, sì, vigilata da qualcuno che conosce bene la storia. Oppure fai un altro film con le tue cazzatine da seconda media ripetente, bocce dei pesci petali. Guardate che non bisogna per forza sfruttare un brand fico per scrivere la merda. E poi accusano la gente d'essere purista. Siete voi zozzi! Questo film mi è piaciuto. Certo, hanno tagliato delle cosette e hollywoodato altre. Alcuni combattimenti non hanno un cazzo di senso. Vedi il Nazgul che non acchiappa Frodo là davanti. Altri sono stati allungati per empatizzare. Vedi Boromir. Ma con sto film gli stiamo. Certo, manco io rompo troppo il cazzo. Se vuoi cambiare qualcosa, cambiala. Ma l'importante è che si putta il message dell'autore. Mettete le cose che ci hanno fatto innamorare di quelle storie. Quello che dicevo negli Harry Potter lo vedo qua. Come mai? Vedi questo e poi capisco perché la gente si incazza con gli anelli del potere. Perché a parte il canon è scritta proprio male. Il fiume in gube, la terra di mezzo. Fare bene. Io sono buono. Come cazzo parla?
c'è una tempesta in me. Perché ragazzi, il mondo di Tolkien è immenso, con millenni di avvenimenti. Harry Potter, con tutto l'amore dei Lili, la protezione, Harry Potter che ha fatta la fortuna mia, come Berserk, o anche il Trono di Spade, o Death Note, o qualsiasi cosa di cui io parli. Forse so io. Nah, ma comunque Harry Potter è narrativa per ragazzi, pure bella, e fanculo a chi lo sottovaluta. Però questa è mitologia praticamente, è come legge la Bibbia, è tutto collegatissimo, ogni cosa c'ha 4-5 nomi, quindi dovete sta buoni. Ci vediamo presto, relativamente, il presto degli elfi per le due torri. E se ho sbagliato qualcosa ditemelo nei commenti, le pronunce sicuro. In questo tempo però, oltre a fare gli altri videini, fagociterò tutta la conoscenza, sarò sempre più esperto e mi incazzerò ancora di più se vedo qualcosa fuori posto. Se no, no. Finiamo con la poesia che non sono riuscito a dire a gran burrone. Se ad Arda esistesse un po' di bene ed ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbero meno pensieri e meno pene e riusciremmo a distruggere st'anello. Ciao ciao.